Ragazzi, buongiorno. Innanzitutto vi volevo ricordare, qualora vi facesse piacere, visto che è tutto gratis, iscrizione e attivate la campanellina, personalizzatela, tutti i suoni attivate, mettete tutto. Stasera, live alle 21:40, sicuramente le nostre live sono seguite sempre da circa 1000 persone in live, sono viste da migliaia di persone. Soprattutto le live che fanno i ragazzi. Noi, con tutto rispetto, senza offesa per nessuno, vogliamo dire la nostra, vogliamo illustrare una situazione attuale dove sicuramente ci sono anche delle cose positive da dire, ci sono dei conti migliorati, bilancio migliorato, tutto quello, la semestrale. Riconosciamo tutto quello che è documentazione. Quello che ti voglio dire io però è che voler bene all'Inter, essere innamorati dell'Inter, come lo siamo tutti poi alla fine, ragazzi, ognuno alla propria maniera, non vuol dire mettere la polvere sotto il tappeto e non pensare al futuro. Perché voler bene all'Inter non vuol dire non pensare al futuro e fare finta di nulla, di una situazione molto ma molto pericolosa che stasera dei professionisti seri vi spiegheranno a menadito. Quindi stasera live alle 21:40 vi aspetto come sempre numerosissimi. Noi degli esonerati abbiamo una chat WhatsApp. Anzi, chi volesse partecipare, mi contattasse su Instagram e lo metto in chat, perché è aperta a tutti gli interisti educati, perché poi ognuno di noi ha una sua idea per il calciatore, per l'allenatore, per il cinese, ognuno di noi ha la sua idea. Io ho detto 2 settimane fa in chat agli esonerati, occhio a Simone Inzaghi, ma l'ho detto senza sapere nulla. Ma perché ho detto questo? Perché Inzaghi, che io ho criticato tantissimo l'anno scorso, io l'ho criticato tantissimo, ma bisogna avere il coraggio, bisogna riconoscere, io l'ho criticato tantissimo l'anno scorso Inzaghi. Ricordiamoci che lui non è stato esonerato perché non c'era un euro, altrimenti lui sarebbe stato mandato via. Questa cosa però gli è rimasta in testa. E cosa ho detto io? Qualora ci fosse, secondo me no, non accadrà, qualora ci fosse un riscadenziamento, che ripeto ragazzi, il riscadenziamento è un'ammissione di colpa, non posso investire un euro, non voglio mettere un euro, mi voglio appoggiare ancora sui debiti. Creo 70 milioni di interessi all'anno e mi attacco alla flebo dei risultati, perché te con riscadenziamento sei attaccato alla flebo dei risultati. Tornando sempre al discorso che ho fatto in apertura video, voler bene all'Inter, godersi quest'Inter bellissima, non vuol dire far finta di nulla. Qualora ci fosse un riscadenziamento, perché Inzaghi quest'anno ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, quando gioca all'Inter, ti ricordi quando ti dicevo 3-5-2 a riempimento spazi? I giocatori dell'Inter sono ovunque. Quando giochiamo contro le altre squadre, cioè noi sembriamo 20 e loro 11, facci caso, proprio perché Inzaghi è cresciuto tantissimo. Cioè, Inzaghi è un allenatore che ama il proprio lavoro, si vede, e amando il proprio lavoro è cresciuto in maniera esponenziale anche a livello tattico. Non è più il discorso 3-5-2, capito? Come era con Conte e contropiede, gioco anni 80, solo Garra e Vietnam al centrocampo. Questo è un 3-5-2 a livello top europeo, mondiale. Perché io, che non ho più 20 anni e non ce l'ho più nemmeno 30, io non ho mai visto giocare l'Inter bene così. Mai! Mai! Io non ho mai visto un Inter così. Mai! Quindi, riportando anche le parole dei giornali di stamattina, dei vari portali internet, d'altronde Inzaghi ha dimostrato di essere un allenatore top e qualcuno dice: Giuse, ora tiene per le palle il cinese. Il cinese all'ultimo grido non può fare più nulla a livello economico. Qualora ci fosse disgraziatamente un riscadenziamento, te lo ripeto, cioè se, il riscadenziamento vuol dire che non hai un progetto, che non puoi fare investimenti e l'allenatore magari cosa rischia? Un allenatore come Inzaghi. Io non sono Scaramantico, che molto probabilmente ti vincerà la seconda stella, che ha preso a pallate l'Atletico Madrid, che io la reputavo la peggiore avversaria da incontrare in Champions, e i ragazzi della chat lo sanno. Cioè, se disgraziatamente passiamo anche il turno di Champions League e altri soldi, perché Inzaghi poi è stato il bancomat del cinese, tutti i risultati positivi stanno tenendo in piedi questo castello di sabbia che senza investimenti, ricordatelo bene, prima o poi rollerà. Ma te,
Allora, illustriamo uno scenario, facciamo un esempio. Il cinese riscadenza, te lo ripeto, secondo me è impossibile. Lui riscadenza, secondo me non accadrà. Lui riscadenza. Quindi, innanzitutto, occhio alle eccezioni, perché questo è un presidente che ti ha già detto, dopo la finale di Champions League ripartiremo dai più forti e te ne ha venduti quattro. È un presidente che non fa godere nemmeno lo scudetto ai tifosi dell'Inter che ti vende Hakimi e Lukaku, ma non il Lukaku di ora, il Lukaku di 4 anni fa. Era tutt'altro giocatore. Giudacu 4 anni fa non era scarso come ora. Quindi, occhio, c'è cioè, un allenatore che ti fa un miracolo sportivo con mezza squadra di over 30 a parametro zero. Che Thuram, io l'ho sempre detto, no? Che era fortissimo, ma che comunque Thuram è migliorato anche grazie a Inzaghi. Cioè, che ti fa questo miracolo, secondo te rimane senza investimenti e senza un progetto? La vedo molto difficile. La vedo molto difficile. Perché ora lui, Inzaghi, è in cima alla montagna, cioè, capito? È lui ora che può dettare le leggi, non è più come l'anno scorso. Quindi occhio, occhio, perché riscadenziamento vuol dire zero progettazione, flebo dei risultati vorrebbe dire, capito? Occhio! Quello poi che scrivono stamattina, fammelo leggere anche a me il giornale ogni tanto, Dio Madonna. Non fa più l'aziendalista perché c'ha tante squadre addosso, c'ha tante squadre di Premier, cioè chi glielo fa fare ormai a Inzaghi di fare l'aziendalista? Quindi bisogna almeno cercare di creare un progetto, ma senza i soldi, me lo spieghi o mi crei un progetto? Riscadenziando, pagando debito con debito, pagando con un debito gli interessi di un altro debito. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo ragionando? Betson Inter, accordo vicino, ma ci sono ostacoli. E sullo sponsor vediamo, ma cioè, a livello di immagine, secondo me, per come la vedo io, non è un bello sponsor, però pagano. Stamattina dicono ci sono problemi anche sullo sponsor, vediamo. Comunque, ragazzi, io ve lo dico sinceramente. Sì, si sta godendo tutti, ci si sta divertendo tutti. Mancano 2 mesi però alla fine della stagione. Manca marzo, aprile e metà maggio. Mancano 2 mesi e mezzo. Cioè, ora te tu mi dirai, siamo a settembre, Giuse, manca un anno. Mancano 2 mesi e mezzo. Io sono un po' preoccupato per il futuro. Voglio capire che progettazione ha l'Inter. Ma siamo sempre lì. L'Inter non ha bisogno di nessun riscadenziamento. L'Inter ha bisogno di soldi, tanti e subito, ma anche per sopravvivere. Capito? Quindi stasera, ripeto, alle 21:40 ne parleremo. Tutti hanno detto la propria, noi stasera diremo la nostra, ma noi diremo la nostra con documentazione riscontrabile da chiunque di voi. Ci becchiamo stasera. Ciao Inter!